Oggi parliamo di un approccio fondamentale allo sviluppo di siti web. Sto parlando del responsive web design. Vediamo perché è importante e quali sono le tecniche, quali sono un po' le pratiche da seguire per creare delle pagine web che siano responsive, che un po' cerchino di adattarsi a tutti i vari dispositivi. Noi pensiamo che quando creiamo un sito web lo creiamo un po' per tutti i vari dispositivi diversi, quindi che possono essere sia smartphone che tablet che PC, laptop, quello che è. E ovviamente le pagine che noi andiamo a creare devono un po' adattarsi a tutti questi vari schermi che sono diversi. Ovviamente quando si parla di responsive web design parliamo il linguaggio in questione è CSS, quindi andremo un po' a vedere delle tecniche che si usano in CSS per creare dei siti web che al giorno d'oggi ormai dovrebbero avere delle caratteristiche fondamentali. Intanto c'è da dire che un po' la struttura della pagina è fondamentalmente diversa sia se la vediamo su smartphone che su tablet che su PC. Infatti se la dovessimo vedere qualche sito web su PC noi vedremmo che un po' la struttura è sia in orizzontale che in verticale. Gli elementi sono un po' disposti in questa maniera. Mentre se noi dovessimo un po' ridurre la grandezza dello schermo, vediamo che gli elementi sono un po' disposti verticalmente, perché ovviamente in un telefono noi abbiamo un po' di spazio in modo non verticalmente perché possiamo scrollare. Invece spazio orizzontale non abbiamo molto. In questo caso una tecnologia che possiamo usare a nostro favore è Flexbox, che quindi è proprio una tecnologia che ci permette di impostare i nostri elementi proprio come dei box, quindi attraverso della sintassi molto utile come Justify Content, Align Items o Flex stesso possiamo disporre gli elementi un po' come vogliamo. Poi un consiglio molto utile è quello di creare, almeno un po' prototipare il design della pagina prima di crearla, prima quindi di scrivere il codice, e sarebbe molto utile proprio scrivere, almeno disegnare un po' come vorremmo questa pagina che fosse, e quindi prima di andare allo sviluppo avere un po' chiaro in mente le proprie idee. Poi un approccio molto usato è il mobile first approach, diciamo così. Quindi secondo questo approccio si dovrebbe creare il nostro sito web, la nostra pagina, prima per un layout più piccolo, per uno schermo più piccolo, quindi quello mobile, quello è il nostro telefonino. Quando creeremo quindi la nostra pagina web per uno schermo più piccolo, vedremo in effetti se avremo problemi, quindi di visibilità, ad esempio per le immagini, per il testo o non lo so, per il layout in generale. Quindi se tutto va bene per lo schermo più piccolo, potremmo in seguito crearlo ovviamente per uno schermo più grande, quindi per un tablet o per il PC. Poi uno strumento molto importante, sempre di CSS, sono i media queries. Questi infatti ci permettono di specificare dei determinati stili per dei determinati schermi. Ad esempio noi possiamo dire che tra un range di 100 e 500 pixel avremo determinati stili. Quindi grazie ai media queries potremmo un po' specificare, potremmo capire la grandezza dello schermo e in base a quello ovviamente scegliere la grandezza del nostro testo, delle nostre immagini o come un po' predisporre tutto il layout. Poi c'è da considerare anche che su mobile magari potrebbe anche non essere necessario mettere tutte cose visibili o diciamo magari metterle visibili a seconda di un tocco dell'utente. E il primo esempio che mi viene in mente è quello del menu ad hamburger. Diciamo che quando noi visitiamo un sito web e vediamo sopra nella navbar, quindi proprio nel top della pagina, vediamo che ci sono tutti i link un po' visibili. Invece quando passiamo al mobile di solito c'è questo menu proprio ad hamburger che quando ci clicchiamo vediamo tutti i link, però ovviamente non li vediamo subito perché c'è poco spazio e bisogna un po' ottimizzare. Poi uno strumento che possiamo usare per testare un po' dopo che abbiamo creato la nostra pagina è il mobile friendly test di Google, che ci dice un po' la percentuale, quanto in effetti il nostro sito web è responsive e quanto è buono per i telefonini. Poi un altro strumento molto utile è il Google Chrome Inspector, che quindi oltre a farci vedere un po' com'è strutturata la nostra pagina, dell'HTML, CSS eccetera, possiamo anche vedere come in effetti risponderebbe, proprio perché è responsive, alle varie grandezze e a vari dispositivi. Ok, quindi questi sono un po' vari consigli, varie tecniche per il responsive web design. Io cercherò di aggiungere tutte queste cose a livello ovviamente più tecnico nel corso di HTML e CSS, perché so che ovviamente non è completo.
Quindi per chi sta seguendo il corso, fatemi un po' sapere se volete che io aggiunga queste cose, perché ovviamente se nessuno lo vuole non lo faccio. Niente, quindi questo è tutto per il Responsive Web Design.